Questa mattina, giovedì, al mercato di Chioggia c'era abbastanza gente, ma non sembra ce ne fosse più del solito. In alcune aree il passaggio sul corso si stringe a imbuto per la presenza delle bancarelle e sembra che il flusso di persone sia maggiore. In altre la folla scorre più velocemente e sembra che di persone ce ne siano meno. Tutto sommato la giornata, nonostante l'aria fredda, sembra che per gli ambulanti abbia tenuto. Oggi molti si sono mossi in auto proprio per il tempo, preferendola alla bicicletta per il freddo o venendo da fuori Chioggia, ma sono stati molti coloro che hanno avuto problemi di parcheggio. Isola Saloni era piena di vetture parcheggiate anche dove non sarebbe dovuta esserlo e le macchine che continuavano a sopraggiungere hanno cercato invano un posto, rinunciando e dirigendosi altrove. Molte auto si sono quindi rivolte in fondamento a Canal Lombardo, dove la ZTL sarà attiva a partire dal prossimo 15 gennaio, ma dove è in vigore il divieto di sosta. Numerosi coloro che hanno parcheggiato nonostante questo, e altrettanto numerosi coloro che si saranno trovati sotto il tergicristallo il verbale con il bollettino da pagare. Dall'accesso dell'Isola dell'Unione non sappiamo ancora quale situazione si sia trovata, se carenza di parcheggio o meno. Certamente il mercato ittico avrà subito il classico disagio da giovedì e altre auto si saranno riversate sulle fondamenta di Canale San Domenico verso nord e verso sud. Anche qua la ZTL partirà il prossimo 15 gennaio. La situazione parcheggi non sembra abbia subito sostanziali modifiche per il momento, ma a breve, con l'avvio della ZTL, la viabilità a Chioggia cambierà notevolmente e sarà difficile informare chi viene da fuori Chioggia soprattutto prima che si vada a imbottigliare in situazioni da cui si può uscire solo sanzionati. Ideale sarebbe vedere la cartellonistica non solo al varco, ma anche dove l'utente può anche scegliere una strada diversa, in modo da non correre rischi di sanzioni e da non creare disagio. Da Store 23 Intimo e Corredo fino al 5 gennaio trovi la Fiera del Bianco. Favolosi sconti sulle calde trapunte e le eleganti lenzuola, sui soffici plaid e sui morbidi pigiami. Approfitta degli sconti irripetibili alla Fiera del Bianco allo Store 23 Intimo e Corredo. Viale Venezia 3, Sottomarina.